perché occuparsi di Machiavelli? Allora entriamo nel merito del nostro discorso, fatta questa premessa, sapendo che è l'autore più tradotto, forse anche più di Dante, al mondo, anche perché Il Principe è un testo più agile, breve, quindi attualmente ha avuto una grande fortuna. Certo, come direbbero gli inglesi, misread, malinteso, mal tradotto a volte, mal interpretato, forzato, come sempre è capitato peraltro Machiavelli e come sta capitando in questi giorni. Nella vicenda politica italiana Machiavelli viene tirato in ballo ogni piè sospinto in modo al 90% sbagliato e maldestro, però vuol dire che comunque serve rifarsi a lui, ha comunque un senso. In tutto il mondo è un autore tradotto, funzionale. Pensate che in Giappone ai principali manager delle principali aziende industriali giapponesi viene regalata una traduzione del Principe, certo, pensando che il Principe possa dare suggerimenti di condotta ferrea e determinata ai conduttori anche di aziende private. Quindi questo vi dà l'idea della grandissima fortuna di questo testo, della grandissima fortuna che la parola Rinascimento italiano ha in tutti i paesi del mondo e di come noi dovremmo giocarcela molto di più di quanto non facciamo nel contesto dei rapporti internazionali. Questa è una cosa che ci dovrebbe far riflettere e dovrebbe far riflettere a tutti coloro che si occupano di politiche culturali cosiddette. Veniamo al Principe. Intanto rassicuro il collega Andrea Manganaro, non siete poi in ritardo, perché oramai dopo secoli, quasi un secolo e mezzo di dibattiti filologici sulla composizione del Principe e dopo feroci liti anche recenti tra i vari filologi sulla data di composizione del Principe, sembrava che fosse consolidato dopo Chabot l'intoccabile 1513, alla fine una mediazione, grazie a una bellissima edizione critica fatta dal mio amico Giorgio Inglese che insegna all'Università Sapienza di Roma, la si è raggiunta. Il Principe sarebbe stato in buona sostanza composto nel 1513, è vero, quasi di getto, tanto che la famosa lettera al Vettori del 10 dicembre del 1513, nella quale Machiavelli comunica la composizione del Principe, che in una straordinaria lettera della quale abbiamo in presa diretta la testimonianza della composizione del Principe, allude però un'opera che è ancora da rifinire, ripulire, e abbiamo fondati motivi filologici sui quali non vi tedio, perché la discussione è stata lunghissima, durissima tra i vari filologi, che la composizione e la rifinitura del Principe sia durata anche nel 14. Quindi tenendo ferma la data canonica in cui il Principe è stato ideato e per gran parte composto, che è il 1513, quindi i 500 anni del Principe giustamente sono stati celebrati il 13, però in effetti è quasi certo che Machiavelli abbia rimesso mano e l'abbia completato per questo testo, o in gran parte completato, nell'anno successivo. Quindi siamo ancora un po' nel centenario, nell'anniversario. Beh, certo uno dice, vabbè, d'accordo, ma allora facci capire, professore, se questo è stato scritto 500 anni fa, come può parlarci ancora? Come parla noi Machiavelli, come ci parlano i grandi pensatori? Diciamo subito che Machiavelli non è un pensatore sistematico come alcuni grandi filosofi, no? È sbagliato assimilare Machiavelli ai filosofi sistematici e compiuti organici, ma sicuramente ci troviamo di fronte a un grande scrittore, tant'è vero che lo si studia nei programmi di letteratura italiana come un classico, ma un grande pensatore, usiamo questa parola, che era poi quella che usavano, badate, quando l'hanno completamente rivalutato gli illuministi. Il grande Diderot, nella memorabile voce Machiavellisme nell'enciclopedia, parla di Machiavelli come di un grande filosofo, in realtà è grande pensatore, non sistematico certamente, ma sicuramente che ha avuto delle grandi intuizioni su quella che noi potremmo dire la modernità o la scoperta del fare politico in modo nuovo e moderno. Partiamo da un dato che forse può interessare molti ragazzi, perché è un dato molto significativo. Quando scrive Machiavelli la data? Ecco perché è significativa. Cosa vuol dire 1513 per l'Italia? No, vuol dire intanto è per la vita di Machiavelli. Machiavelli è stato mandato in esilio, il suo partito politico, per dirla in soldoni, aveva perso, erano entrati con la forza i medici, i tornati medici in Firenze. Machiavelli non si trovava in feeling particolare con i medici, non solo, ma il suo partito sconfitto, quello che faceva capo un gonfaloniere della città, Soderini, è addirittura imprigionato e torturato perché si ritiene che egli fosse partecipe, non era vero, ma di una congiura antimedicea, e poi
subisce una pena che non è durissima in sé, ma in realtà lo mette pressoché in condizioni di povertà, deve allontanarsi da Firenze, allontanato da tutte le cariche e mandato in esilio in un suo piccolo podere che egli aveva vicino a Firenze, a Sant'Andrea in Percussina, nella strada per Siena. Machiavelli deve vivere di quelle povere cose, non è un aristocratico Machiavelli, non è di antica nobiltà, è di una famiglia decorosamente di ceto medio, ma le sue disavventure politiche lo hanno impoverito. Quindi una condizione esistenziale e personale di grande crisi, di un uomo che aveva occupato prima una carica di un certo rilievo. Si esagera un po' quando si dice segretario fiorentino con la S maiuscola, come se fosse segretario di Stato americano. Non era così. Era segretario della seconda cancelleria di Firenze, che voleva dire che aveva un incarico diplomatico, tenere rapporti con l'estero, però alle dipendenze di un primo segretario. Però aveva un compito importante, tant'è vero che lui andrà in missione presso il re di Francia, l'imperatore, il duca Valentino, conosce la realtà politica del nord Italia e di parte dei paesi europei molto bene, da cui deriverà molte delle sue intuizioni per le sue opere politiche. Quindi è un uomo politico che è dentro la vita politica amministrativa della cancelleria, cioè dell'organo di governo della città di Firenze, e lo è a lungo, finché dura il partito appunto del suo capo di Soderini. Quindi è un uomo che aveva una posizione di un certo potere, non era potentissimo, non era ricchissimo, però un uomo influente, i cui pareri contavano negli organismi di governo della città di Firenze. Quindi lui si trova ad essere, a perdere tutto questo, e lui viveva per la politica, era un politico nel senso pieno della parola. La parola antipolitica lo farebbe rivoltare nella tomba. Quando noi diciamo oggi come parola diffusa, no, c'è l'antipolitica, il sentimento antipolitica, confondiamo spesso il partito con la politica. La politica è una cosa di cui non potevo mai fare a meno. Dire antipolitica è come dire che non, cosa siamo, non siamo niente, cioè non è, dobbiamo dire, Machiavelli lo dice bene, non dobbiamo confondere le nostre ribellioni o atteggiamenti di diffidenza verso forze politiche, verso modi di muoversi delle forze politiche storicamente in essere, dalla politica come tale, che è l'unico modo che abbiamo per muoverci nella società e per decidere se cambiarlo o meno. Quindi il terreno della politica che Machiavelli individua bene per la modernità è cosa che è ineludibile. Quindi allontanarsi dal fare politico è per Machiavelli una cosa durissima. La sua vita era legata soprattutto a questo. Era sposato, aveva dei figli, aveva una vita privata, ma era un uomo che era tutto proiettato per fare il bene della sua Respubblica, della sua città. Ed era di ideologia repubblicana, cioè lui non era un fautore della monarchia, pensava che, quindi questo per capire bene quanti fraintendimenti ci sono sul principe e su Machiavelli, era innanzitutto un fautore del governo repubblicano. Quindi crisi personale di un uomo appassionato del fare politico che viene mandato in esilio, primo punto. Secondo punto, Machiavelli, che conosceva bene la realtà degli stati italiani perché li aveva anche personalmente visitati come ambasciatore di Firenze, ed era in contatto epistolare, il suo è un epistolario bellissimo, con grandi e meno grandi persone del tempo, ha una perfetta e lucidissima, come era nel suo, è una specie di Galilei della politica, naturalmente, a Machiavelli, percezione che l'Italia e gli stati italiani stiano galoppando verso l'abisso. C'è qualcosa oramai che rende l'Italia un paese fragile e sulla soglia dell'abisso. Quello che si dice in questi giorni poi dell'Italia, quindi l'Italia ha conosciuto crisi epocali in varie epoche e molti dei mali attuali hanno origini antiche, come direbbero gli storici della scuola dell'Annal, c'è una lunga durata in molte delle questioni che ci attanagliano oggi, no? Machiavelli ha la percezione che di fronte all'emergere delle grandi potenze imperiali europee, il Regno di Francia, l'impero di Carlo V che si sta consolidando come impero europeo, quindi con la Spagna al centro, e i grandi e ricchissimi ducati tedeschi, l'Inghilterra che da isola marginale sta diventando sempre più con Enrico VIII un paese che determina le sorti delle vicende atlantiche, bene, di fronte all'emergere di queste potenze, l'Italia dei piccoli stati e dei piccoli signori in lotta fra di loro sia sempre più marginale e meno rilevante. Non è così diffusa questa idea al suo tempo. Machiavelli è uno dei pochi che ha e poi dopo di lui il più giovane e più influente amico Guicciardini, i grandi pensatori e autori della nostra letteratura, hanno questa consapevolezza. Molti non ce l'hanno, neanche tra gli stessi signori. Sono convinti di essere ancora il centro del mondo.
Se l'Italia, sì, era un luogo di prestigio, si venivano a fare guerre in Italia, ma i signori italiani non erano più decisivi. E Machiavelli fa appena in tempo a vedere, e muore pochi mesi dopo, il famoso sacco di Roma del 1527, quando il potentissimo imperatore Carlo V, che raduna una potenza immensa su scala europea e mondiale, concede, lui imperatore cattolico, il cattolico Carlo V, che le sue truppe protestanti e luterane dei Lanzichenecchi entrino in Roma e facciano strage e strame della cosiddetta Città Santa, mettendola a disposizione delle sue truppe. Senza che nessun Stato italiano, tantomeno il potere temporale oramai indebolito dei papi, possa far nulla perché questo gesto si compia. Quindi nel 1527 la funesta profezia di Machiavelli sulla terribile crisi italiana aveva avuto già una sua consacrazione con un evento clamoroso, simbolicamente clamoroso. Roma, la città dei papi, è fatta occupare liberamente da un imperatore cattolico da truppe protestanti che erano al suo servizio. Quindi questo vi dà l'idea, l'Italia non contava più nulla, dal punto di vista politico contava pochissimo e continuerà a contare poco. Quindi l'Italia stava diventando anche marginale dal punto di vista geografico, oltre che debole. Machiavelli intuisce questo, intuisce che la debolezza degli stati italiani non è solo questa, diciamo legata a una pochezza di ceto politico, a incapacità di guardare al futuro, di progettare, di fare politica seriamente, ma è legata anche al fatto di non saper pensare in modo nuovo la politica, di non sapersi riformare adeguatamente rispetto alle novità che stanno accadendo nel mondo intorno. Come adeguarsi a questi profondi mutamenti? Bene, Machiavelli nel 1513 è isolato nel suo esilio, si mette a pensare a queste cose e scrive praticamente di getto un testo che vorrebbe essere una risposta a tutti questi assilli che lo tormentavano. Naturalmente Machiavelli scrive tanti altri testi, commenta Tito Livio in un bellissimo libro sulla Repubblica Romana, scrive opere di teatro, perché come allora usava non c'era divisione tra i saperi. Un autore di politica poteva benissimo essere anche un autore teatrale, un pensatore filosofico, era una mescolanza di saperi molto interessante. Pensate a Dante, che era un grande conoscitore di matematica e geometria, era uno scienziato che scriveva di filosofia ed era anche grande poeta. Cose comprensibili allora, più difficili da comprendere per noi oggi. Quindi l'assoluta esigenza di cominciare a riflettere su queste dinamiche italiane e che soluzione dare. Il momento gli sembrava di grande emergenza, per cui a lui, repubblicano di idee, repubblicano nel senso che credeva nella democrazia e nella Respubblica, pensa che però nella situazione di assoluto degrado e crisi in cui è arrivata l'Italia in quel momento occorre una sorta di sovrano che riesca a risollevare le sorti della penisola italiana, non per unificarla come hanno un po' forzato gli uomini del Risorgimento, non era allora all'ordine del giorno, ma un signore leader, diremmo oggi, degli stati italiani che sappia di nuovo evitare che gli stati italiani crollino in mano a paesi stranieri e rilanciare una centralità degli stati italiani. Quale di questi signori? I Medici, altri principi, altri signori, che qualcuno, un certo indirizza a un Medici la sua opera, anche se non gli erano simpatici, ma che qualcuno prende in mano la bandiera di una riforma profonda. E in quel momento storico a Machiavelli pare che non possa che essere un sovrano. Del resto tutta Europa si stava allineando sulla linea dei sovrani assoluti, quindi è chiaro che parlare di Repubblica solamente poteva sembrare utopico. E quindi ecco che l'idea di scrivere di getto, ma come deve essere questo sovrano? Deve essere un sovrano che sa rapportarsi ai sudditi, ai governati, che non usi lo Stato come un bene personale, ma faccia il bene comune. Sia, ed è un'espressione di Machiavelli, un savio datore di leggi, cioè capace di dare leggi. Perché non si esercita il potere, e Machiavelli è lontanissimo da questa idea, solo usando le armi e la forza, ma usando l'intelligenza e usando l'uso della legge, cioè della certezza del diritto, diremmo noi oggi, che era cosa che stava scomparendo dagli stati italiani, dove l'arbitrio, le violenze, le congiure, la sopraffazione degli stati stranieri stava dominando. Di qui l'urgenza. Quindi il principe è il trattato di come dovrebbe essere un buon sovrano in quel momento in Italia, nella situazione estrema di crisi. 26 capitoli
serrati, incalzanti, con uno stile straordinario, drammatico, dilemmatico, nel quale Machiavelli mette tutti di fronte alle proprie responsabilità. Il suo stile è ansiogeno, continuamente ci incalza con la sua sintassi, mettendoci in difficoltà quasi, perché ci costringe, come costringe allora i suoi lettori, ma anche i lettori di oggi, a prendere posizione, a capire che siamo di fronte a scelte irrevocabili. Uno dice, vabbè, grazie, però c'erano stati scritti appunto da Platone in avanti tantissimi trattati sul bello Stato, sul buono Stato, no? Non è che Machiavelli è il primo che scrive sul principato, su come deve essere il bravo principe, il bravo sovrano, tanti ne hanno scritti nel passato e tanti ne scrivevano anche durante il Medioevo e l'Umanesimo. Ma come si descriveva il principe in questi trattati? Lontanissimo dalla realtà. Il principe era buono, generoso, magnanimo, non diceva mai bugie, rispettava i patti, una roba che non c'era in nessun luogo, neanche nella Chiesa. Quindi non c'era un luogo dove un principe corrispondesse ai trattati di cui se ne parlava. Si fingeva che la realtà fosse un'altra. Machiavelli, con un coraggio inaudito, in un contesto politico certo in cui non era semplice fare questa scelta, decide di guardare la realtà, è meglio, come dice lui, la verità effettuale delle cose per come esse sono, non per come noi ci immaginiamo che siano. Questa è la durezza della politica che Machiavelli svela, e come scoprisse il velo di ci rendesse nudi d'improvviso, no? Siamo lì, il re è nudo, è inutile che ci giriamo intorno, ci sembrerebbe dirci Machiavelli, che diciamo che il re deve essere buono, gentile, rispettoso, quando poi le dure leggi della politica del suo tempo e ahimè di ogni tempo, piacerebbe poter vedere tramontato l'epoca del mio amico Machiavelli, in cui ci sia un mondo in cui non ci sia più bisogno della durezza di Machiavelli. Machiavelli dice, noi dobbiamo riformare il mondo sapendo com'è il mondo e sapendo, aggiungo io, com'è la natura degli uomini, che non è una natura volta al bene. Vedremo che Machiavelli tutto è tranne che un cristiano nel senso proprio della parola, non crede alla bontà originaria dell'uomo. Pensa che nell'uomo ci sia un... tutte cose che verranno attuali dopo Freud, naturalmente, ma che Machiavelli intuisce circa 4 secoli prima. Cioè, l'uomo è assorbito dai suoi istinti, dalla sua ferocia naturale, dalla volontà di sopraffazione, dalla componente ferina della sua natura. Allora Machiavelli il sovrano deve confrontarsi con tutto questo. È circondato da sovrani che vogliono sopraffarlo, è circondato da persone che badano al loro interesse e lui stesso, come i suoi sudditi, possano essere prevaricati dai bisogni e dagli istinti che agitano la natura dell'uomo. Questa è la realtà, dice Machiavelli. Da lì dobbiamo partire se vogliamo fare un progetto politico, altrimenti parliamo di nuvole. Quindi ecco l'irrisione del giovane Machiavelli per Savonarola. E una lettera famosa, una delle prime che abbiamo di Machiavelli, dice, beh, è un profeta disarmato. Come dire, cosa ne facciamo di un profeta disarmato che non ha gli strumenti? Beh, bravo, idealista, certo, ma non cambia la realtà. Lui vuole i profeti armati, tant'è vero che della Bibbia lui cita Mosè, no? Cita i grandi condottieri della Bibbia. Non cita le persone, se volete, che avevano una vocazione più spirituale e meno guerriera. Cita le persone che sanno dare le leggi ed esercitare il potere con l'esercizio sano e giusto delle armi, non violento e prevaricatore. Quindi Machiavelli, questo è l'orizzonte in cui si colloca Machiavelli. La sua scelta estrema. Spera che il principe sia questa cosa. Naturalmente... conviene dargli la parola perché è più efficace di me. Questo è per inquadrare il testo del principe, che è questa straordinaria sintesi in cui per la prima volta dopo tanto tempo il terreno della politica è svelato in tutta la sua crudezza, ma in tutta la sua necessaria ineluttabilità. Se noi vogliamo cambiare le cose, dobbiamo cambiarle a partire dalla realtà. Utopia va bene, idealismo va bene, però non è detto che questi siano strumenti che servano per cambiare la realtà. Alla fin delle fini, però, come potremmo vedere poco oltre, Machiavelli è a sua volta un po' idealista e utopista, perché crede ancora comunque che l'uomo possa modificare la realtà. Gli è dato modificarla, cambiarla. In che senso pensa che Machiavelli pensa che l'arte della politica sia l'arte di poter cambiare la realtà? È tutto sommato legato a un motto romano, che l'uomo è arbitro del suo destino. Lo dico subito ai ragazzi più giovani, non so, forse qualche volta avrete sentito da qualche persona più anziana, io certamente lo sentivo molto dalle mie nonne. Mia nonna cosa diceva quando le cose andavano male? Tanto,
se devo morire, oppure tanto, hanno deciso là tutto a Roma, anche allora si diceva così, hanno deciso tutto là, hanno già deciso, altri hanno già deciso, perché c'era questo fatalismo, tanto è già tutto deciso, no? Cosa vuole che facciamo, dottore? No, tanto è già tutto deciso. No, tanto gli astri, nel tempo di Machiavelli si sarebbe detto, ma mica dura molto la credenza, che gli astri, che il destino, che Dio, che qualcuno ha già deciso per noi, che a Roma o altrove hanno già deciso per noi. Questo vuol dire che l'uomo si rassegna, è fatalisticamente destinato a non prendere mai in mano la sua vita, che lascia che altri decidano per lui. Machiavelli, come Dante dal punto di vista religioso, già Dante la Commedia, è ferocemente avverso a questa visione della vita. Lui pensa che benché l'uomo sia fortemente condizionato, e nel caso di Machiavelli sa benissimo cosa vuol dire Machiavelli, la fortuna avversa, le malattie, la debolezza della condizione umana, gli astri, tutto quello che volete, però l'uomo ha una chance, quella che lui chiama virtù, ha la virtù per poter tentare di affermare il suo destino, è unito ad altri cittadini per cambiare le sorti forse che di uno Stato. Questa è la politica. Mi raccomando, i più giovani, non confondete la politica con i politici, sono due cose molto diverse. Se contestate dei politici o delle scelte politiche, non potete pensare che si possa fare a meno del cambiare il mondo, perché sennò perdete la vostra idealità, la vostra speranza, la vostra stessa natura, come Aristotele aveva detto, dicendo che l'uomo è un animale politico. Nel definire l'uomo lo dice, cioè vuol dire che cambia la polis, agisce nella comunità. Quindi non se, i discorsi che si sentono per televisione, sui giornali, sono di un'ignoranza crassa. Passano sulla rete delle robe ignobili, dicono delle banalità assolute. Riappropriatevi, ragazzi, del linguaggio e dello spessore del linguaggio. Non fatevi ingannare dalle lucciole della rete, che è uno straordinario mezzo, ma usato in modo superficiale e devastante. Perché vi passa l'idea che voi non siete arbitri del vostro destino, voi siete arbitri, ma se usate a fondo le questioni, questo vi insegna Machiavelli. Quindi non dite mai quella roba, la politica non ci interessa. Non ci interessano i politici, magari, ve lo concedo. Certe generazioni di politici, certi partiti che non vi vanno bene, certo modo di fare le cose, legittimo. Ma non la politica come arte del cambiare le cose. Machiavelli per questo si batte. Nel momento di maggiore disperazione personale e di crisi dell'Italia incredibile, di cui lui ha piena lucidità. Quindi bisogna Questa è la scelta di Machiavelli. Machiavelli è stato frainteso perché, siccome nel suo testo ci sono suggerimenti di comportamento, anziché parlare del resto, nel periodo successivo hanno estrapolato questi consigli un po' astuti che Machiavelli dava e si sono inventate frasi del tipo che Machiavelli avrebbe detto che non l'ha mai detto il fine giustifica i mezzi, le basse furberie. Si è confuso Machiavelli con l'astuzia, cioè si è confuso Machiavelli, ahimè, col suo aggettivo machiavellico, che ha pochissimo a che vedere col vero grande pensiero libertario di Machiavelli. Il machiavellismo e machiavellico non c'entrano col pensiero profondo, innovatore, di cambiamento di Machiavelli. Questo intanto è da segnalare. Quindi gli aggettivi a volte penalizzano. E quando sui quotidiani o anche nella rete si fa un articolo su qualche furbizia di qualche politico d'oggi, a volte si mette vicino alla faccetta di Machiavelli. Questo non aiuta, perché abbina Machiavelli a piccola astuzia, a piccolo cabotaggio. Poi a volte gli accostamenti sono anche azzeccati, ma a volte... Quindi Machiavelli non c'entra. Per molto tempo viene frainteso con questo, condannato dalla Chiesa, messo all'indice, ma imitato sempre, eletto sempre, sia da coloro che erano apparentemente contro Machiavelli, sia da grandi pensatori. Uno dei più grandi pensatori della modernità, che è Spinoza, il grande filosofo del Seicento olandese, si è nutrito di Machiavelli e ne ha capito la sostanza profonda. Ma arriviamo al Settecento, come dicevo, alla voce machiavellismo di Diderot nell'Enciclopedia. Diderot dice proprio quello che ho detto io, in altre parole, meglio di me forse, che Machiavelli è un grande difensore della libertà e della possibilità dell'uomo di emanciparsi, di vincere le catene che lo obbligano, e quindi ne fa una celebrazione come di un antesignano quasi del pensiero riformatore settecentesco. E da lì in avanti tutti gli uomini illuministi e poi gli uomini del romanticismo e del risorgimento si rifaranno a Machiavelli come un campione dell'arte politica che aiuta a cambiare le cose, cioè a liberarsi. Naturalmente, è tutto ciò vuol dire che abbiamo visto Machiavelli nel suo trattato, 26 capitoli, dice nel fondo, percorre questo tragitto all'interno della condizione umana e naturalmente potremmo dire che il trattato si divide come in tre grandi parti. C'è una prima parte nella quale Machiavelli
analizza la natura degli stati e come debbano essere governati e di che natura sono, secondo l'ottica del tempo, naturalmente una particolare avversità Machiavelli ha verso lo stato della Chiesa, ma già erano temi affrontati da Dante e da Petrarca. Machiavelli è dell'idea che la Chiesa non debba avere un enorme potere temporale, anzi che il potere temporale dello Stato e della Chiesa sia stato un danno per la penisola italiana e che la Chiesa dovrebbe tornare ai suoi principi originari. Lo dice senza essere un particolare cristiano, ma però perché pensa che questo sia una questione rilevante ed era un tema caro anche a un grande cristiano come Dante o come Petrarca, come Boccaccio. Tutti pensano che questo è un elemento rilevante. Quindi analizza la tipologia degli stati. Poi nella seconda parte analizza la tipologia dei signori. Come deve essere questo sovrano? Naturalmente nel fare questa analisi Machiavelli dice che vi sono due assi portanti per riuscire a fare, e lo dice in modo chiaro, nel Principe, come lo dirà in modo chiaro in altri testi, che bisogna fondarsi su due cose essenziali che ancora oggi regolano le dinamiche dell'apprendimento politico e istituzionale. Bisogna avere una perfetta conoscenza delle cose passate, la lezione delle cose antiche. Dette in soldoni, bisogna studiare per fare politica. Non si fa politica con le agenzie stampa, chattando, sempre col cellulare in mano. Bisogna leggere, bisogna studiare, bisogna capire. Machiavelli usa la formula cinquecentesca, la lezione delle cose antiche, perché anche allora molti sovrani erano dei somaroni. Non illudetevi, Lorenzo il Magnifico è un'eccezione. La maggior parte erano dei guerrafondai, non leggevano pochi libri, preferivano il cavallo all'educatore. Non illudiamoci che il Rinascimento sia fatto solo di sovrani grandi, colti, esperti, solo perché chiamavano dei grandi artisti presso di loro. Spesso erano dei caporalacci. Quindi Machiavelli ha in astio questo modo di governare. Non c'entra nulla, pensiamo a Machiavelli, con la guerra, con la violenza, con la spada fine a se stessa. Questa è tirannia. La tirannia è aborrita da Machiavelli. Vuol dire che io posseggo uno Stato come un bene personale privato. Nulla di più lontano dal pensiero di Machiavelli. Nulla di più lontano dai totalitarismi novecenteschi del pensiero di Machiavelli. Infatti Hannah Arendt, la grande filosofa che è stata una delle grandi pensatrici antitotalitaristiche del Novecento, aveva caro Machiavelli, perché anche lei ne aveva capito lo spirito profondo. Allora, analizzare Machiavelli vuol dire che bisogna governare con le leggi e bisogna intanto studiare il passato. Quale passato? Quello romano, soprattutto. Perché Roma aveva raggiunto un equilibrio. Certo, mica Machiavelli era aggiornato sugli studi recenti. Lui si fondava sul suo amatissimo Tito Livio e sugli storici romani che conosceva. Riteneva che la Repubblica Romana aveva raggiunto un punto straordinario di equilibrio. I vari ordini che avevano trovato una loro dinamica, e nello stesso tempo l'aveva raggiunto attraverso conflitti interni continui, le famose lotte civili che Machiavelli non guarda con moralistico disprezzo, anzi ritiene che la tumultuarietà, la dialettica politica forte, persino crudele come era avvenuta l'antica Roma, se ben alla fine governata, può produrre effetti positivi. E nel movimento e nel dinamismo, anche nella dialettica feroce, addirittura nelle lotte civili, che si può produrre qualcosa di positivo, non nella stasi. Quindi anche qui controcorrente rispetto ai suoi tempi, quando si diceva utopisticamente che lo Stato dove vi erano dei tumulti era destinato a perire. Lui dice no, perché Roma è cresciuta in potenza e in gloria, pur essendo profondamente divisa al suo interno e con lotte politiche molto dure, purché queste poi producano equilibri successivi. Quindi il grande modello romano, leggere gli storici, leggere i grandi autori del passato, quelli che ci possono fornire un esempio di morale politica forte. Ecco, se vogliamo dire qual è la formula di Croce che diceva Machiavelli distingue l'etica dalla politica, è una formula fuorviante. In realtà Machiavelli aveva la sua etica, era quella dei romani. Niente da fare, l'ha detto un grande filosofo, Isaiah Berlin, una volta per tutte, è quella, è l'etica dei romani, l'etica che la virtus dei romani. Certo che era cristiano come tanti, come tutti in quell'epoca, però riteneva che per il successo nella politica bisognasse risalire al grande modello romano. E lui, come altri pensatori, è stupefatto, per esempio, di fronte a quella grande invenzione che i romani fanno istituzionale, che è il tribunato della plebe. Per contemperare le tendenze e altre istituzioni romane. Quindi guardare al passato non come qualcosa di inerte, da studiare solo in modo filologico, bizantino, un po' chiusi nella propria biblioteca. No, ma studiarlo proprio per renderlo efficace nel presente. Non si può operare nel presente senza memoria del passato.
Quello che vale per gli individui vale anche per le società e gli stati. E l'altra questione però, non basta studiare il passato, bisogna avere adeguata esperienza, parola fortissima per la filosofia rinascimentale, aristotelica, averoistica, di cui era imbevuto anche Machiavelli, esperienza, cioè con mano, esperienza delle cose presenti. Cioè bisogna unire lo studio del passato con una continua esperienza delle cose presenti, avere, toccare le cose come ci agitano, che ci agitano nella nostra quotidianità, conoscerle. Quindi non uno studio fine a se stesso, ma coniugato con l'esperienza delle cose presenti, di cui Machiavelli aveva fatto grande apprendistato quando aveva fatto vita politica. Quindi le due cose vanno congiunte, non si dà politica senza studio, e lo studio migliore è quello che poi sa tradursi in efficace azione politica. L'esperienza del presente e lo studio del passato sono un binomio essenziale. Il principe deve essere questo. Nella seconda parte del principe, il principe è questo. Ma il principe deve tener conto di che cosa? Non solo dell'equilibrio degli stati, della crisi rovinosa in cui è l'Italia, dei nuovi assetti europei, noi diremmo mondiali, che si andavano affacciando sul Mediterraneo, ma deve tener conto della natura dell'uomo. E lì entriamo in un terreno scivoloso. E mi soffermo su un capitolo fondamentale, qualcuno di voi forse mi ha già sentito, quando rifletto su questo, io continuo a ritenere che sia una pagina sconvolgente e resta una delle pagine che ha cambiato il mondo, la mentalità del mondo, ed è il 18° del Principe. Il 18° del Principe è un capitolo che meriterebbe di stare al centro di ogni trattato di filosofia, al centro di ogni speculazione, riflessione, perché è la prima grande indagine moderna sulla natura dell'uomo fuori dagli schemi consueti. All'audacia a cui arriva qui Machiavelli non erano arrivati neanche gli antichi, neanche i pensatori antichi, e ci vorrà, ripeto, solo il pensiero del tardo Ottocento, positivistico, freudiano, per cominciare ad entrare in un terreno così scottante come quello che mette in luce qui Machiavelli sulla natura dell'uomo e con la proposta in positivo che Machiavelli fa. Come dice, come intitola in modo apparentemente blando questo capitolo Machiavelli? Ogni capitolo ha un titoletto in latino, no? Voluto da Machiavelli, quasi a significare qual è l'argomento del capitolo. Nel 18° dice: «Quomodo fides a principibus sit servanda», come i principi debbano rispettare i patti. Il titolo a noi suona oggi un po', vabbè che siamo avvezzi a tutto oggi, quindi dedicare un capitolo «Se i principi», cioè i governanti, «debbono rispettare la parola data», diciamo che oggi non sembra una cosa così rilevante. Allora è una cosa molto importante, peraltro. Ci sono studi fondamentali di un grande storico proprio bolognese, Paolo Prodi, il fratello del più famoso Romano Prodi, che ha studiato proprio il giuramento. Quindi mantenere i patti e giurare era una cosa importante in una cultura che era anche orale, come quella medievale rinascimentale. È un'eredità feudale. Se io giuro e do la mia parola, devo rispettarla, perché contraddicendo il giuramento mi inimico Dio. Sono contro ogni... Il giuramento va rispettato. Quindi intanto il titolo non è così innocente come potrebbe sembrare. Dire ma il principe deve rispettare o no i giuramenti nel Rinascimento non era esattamente una cosa da niente. Quindi ci mette una carta pesante sul tavolo. È già scandaloso il titolo. A noi suona meno scandaloso, ma all'epoca suonava oltremodo scandaloso. No, come avrebbe detto Shakespeare, oltremodo scandaloso. Quindi non è solo una cosa scandalosa, è oltremodo scandalosa, perché pone l'interrogativo se si debba, nei trattati ideali sul principe che avevano preceduto Machiavelli, neanche si sarebbe osato. Certo, il principe mantiene i giuramenti, certo, i principi non vengano mai meno alla parola data, certo, quando dico una cosa, quella la mantengo. Tutto il contrario, naturalmente. Quindi Machiavelli mette la mano sul piatto su un tema decisivo, che era decisivo. E naturalmente dice che ci sono due modi di combattere, di agire nella realtà, l'uno con le leggi, l'altro con la forza. No, uno con le leggi, l'altro con la forza, le leggi e le armi, potremmo dire. Sapete che Machiavelli ce l'aveva a morte con le armi mercenarie e voleva che ogni Stato si dotasse quello che noi chiamiamo di un esercito di leva, cioè, detto in soldoni, voleva dire coinvolgere i cittadini nella difesa del proprio territorio, come aveva fatto l'antica Roma e come ai suoi tempi facevano gli svizzeri, per esempio, o cominciavano a fare gli spagnoli e i francesi. Ma perché il primo molte volte non basta, cioè quello proprio dell'uomo, conviene ricorrere al secondo. Pertanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. Oibò.
qui un uomo del Rinascimento sveniva, anche se era fortemente, perché come bisogna sapere usare bene la bestia e l'uomo? Dante, l'umanesimo, il pensiero cristiano, il pensiero etico latino e classico, diceva che l'uomo era superiore agli animali, la sua differenza stava nella ragione che lo rendeva differente e superiore agli animali. Cioè, nessuno aveva mai osato dire questo, neanche Aristotele, che ha un'attenzione grandissima sul mondo naturale, era mai arrivato ad usare questa formula così forte. Vero, uomo è un uomo politico, zoon politikon, ma zoon per Aristotele ha tutt'altro significato. È una bestia superiore, l'uomo di gran lunga superiore. Era un animale, sì, ma un animale che con la ragione faceva un salto di qualità. Qui invece dice una cosa molto più, se volete, Machiavelli è molto efficace il linguaggio, riconduce le parole alla loro essenzialità, non ami le nocini retorici, non è uno per la retorica. E dice, bisogna saper usare bene la bestia, l'uomo, saper usare la bestia. Cosa vuol dire usare la bestia? Quindi già qui il lettore è incuriosito, perché lui lo dà come perentoria certezza. L'uomo deve saper usare, quindi il sovrano e i sudditi devono saper usare entrambi bene, la bestia e l'uomo. Doppia natura, l'uomo quindi è doppio. Scopriamo da queste parole di Machiavelli che Machiavelli pensa con assoluta tranquillità e naturalità che l'uomo è Jekyll e Hyde. Non c'è bisogno di aspettare Stevenson o romanticismo per questa scoperta. La dice qua Machiavelli, che l'uomo è doppio, ha una doppia natura. Se volete tradurlo in termini moralistici, diciamo il bene e il male, oppure se volete usare Frankenstein, Jekyll e Hyde, cioè c'è una doppia, dura, feroce componente, nell'uomo si mescolano due nature, senza le quali non si capisce l'uomo. Nel terzo capoverso scrive un trattato memorabile sulla natura dell'uomo, con un'apparente semplicità. Guardate, i grandi trattati che cambiano il mondo non hanno bisogno di grandi formule retoriche, bisogna dirli con forza, le grandi formule sono spesso semplici e usano a volte i grandi autori per dire le loro idee, parole che vengono dal lessico quasi popolare per farsi capire. No? È straordinaria la cosa, è un po' come quando, parliamo di un terreno completamente diverso dal nostro, Einstein ha cercato di tradurre la sua complessissima teoria della relatività nel trattato più breve della relatività e alla fine in una formula. Parlando ai fisici che stentavano a capire la sua novità, ha cercato di parlare in un linguaggio fisico apparentemente semplice di una scoperta gigantesca che dopo Galilei e Newton ha cambiato la concezione dell'universo. Bisogna arrivare a un dunque essenziale. Dice... Là ha già detto bisogna sapere bene usare la bestia. Nessuna parola in Machiavelli è mai detta a caso. Questo vale per tutti i grandi autori della letteratura, per Dante in particolare. Soprattutto sapete che Machiavelli amava moltissimo Dante, anche se la sua concezione ideologica era certo diversa per certi aspetti, però era un appassionato ammiratore dello stile, della forza, dell'idea anche di Dante sul libero arbitrio, no? Sulla scelta data all'uomo e così via. È necessario. Guardate che sequenza impressionante di parole. È necessario, quindi è necessaria una parola forte nel lessico filosofico del tempo. Necesse est, la latina. Si è persa in italiano questa moderno, questa forza cogente. È necessario non usare la bestia o ben sapere. C'è un sapere dell'usare la bestia. Cioè vuol dire che io devo avere i saperi, la politica è fatta di saperi e questi saperi ineriscano quello che noi diremmo oggi un sapere antropologico sulla natura bestiale dell'uomo. Cioè c'è un sapere sulla natura bestiale dell'uomo. Dobbiamo aspettare appunto ancora Freud, il positivismo moderno e la scienza moderna per arrivare a definire questi saperi fino in fondo. Sapere bene usare, non una parola usata a caso. Paragrafo terzo. Sendo dunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia, e dalla e ci insiste, questo fatto della bestia, no? Quindi il lettore dell'epoca incomincia ad agitarsi a questo punto, siamo appena all'inizio del capitolo e già lo ha messo di fronte al fatto che lui è una bestia, e guardate che bestia ha una valenza tecnica, non è un insulto come per noi oggi, Bestia oggi noi usiamo come insulto perché deriva dall'idea che l'animale è un essere inferiore, lì vuol semplicemente dire che è un animale, l'uomo è un animale con gli istinti di un animale. Dite, ovvio, ovvio per noi che siamo figli di Darwin, ma non ovvio allora, siamo figli di Darwin e Freud, ci viene facile, ma allora era 4 secoli prima di Darwin e Freud, quindi lui sta dicendo una cosa inaudita, mai ascoltata in questi termini così radicali. Necessitato uno principe per usare la bestia, debbe di quella pigliare la volpe e il leone. Deve assumere le caratteristiche della volpe e del leone, perché il leone non si difende dai lacci, cioè dalle trappole, no? La volpe non si difende dai lupi,
La volpe non si difende dai lupi che sono più feroci della volpe. Bisogna dunque essere volpe per conoscere i lacci e leone per sbigottire i lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul leone non se ne intendano. Cosa dice Machiavelli? Attenzione, siccome entra in un terreno che lui nessuno ha mai descritto, cerca di usare un linguaggio possibile per definire questa natura bestiale che è propria all'uomo, perché questa natura dell'uomo è una natura complessa, anche la natura animale dell'uomo è complessa, perché è fatta di forza e di coraggio, quella del leone, è fatta di astuzia istintiva, quella della volpe, e della ferocia dei lupi, qua l'immagine dantesca, la lupa è l'animale più feroce, cioè l'avarizia, fin dall'inizio della commedia, come ferocia. E tutte queste nature dell'uomo, della sua animalità, sono descritte. E guardate che termini, dice, ma che termini sono? Sono termini che qualunque cittadino poteva comprendere, perché parlano della favolistica. Tutte le favole come hanno protagonisti? Il re della foresta, il leone, la volpe, il lupo, sono animali comuni, li prende da un lessico consolidato nella letteratura classica, nella favolistica, in Ovidio, nella tradizione medievale, nella tradizione novellistica, gli animali più comuni. E però guardate che efficace, come se Machiavelli ci dicesse: non solo la natura dell'uomo è fatta di animalità, ma questa animalità è complessa, è stratificata, ha tante sfaccettature, quindi intelligenza e razionalità, ma anche complessità della nostra ferinità. E aggiunge: non può pertanto un signore prudente, ne deve osservare la fede, non deve osservare la parola data, quando tale osservanza gli torna contro o che sono spente le ragioni che la fecero promettere. Quindi la sua istintività, l'impasto gigantesco di cui è fatto l'uomo, sia che governi, perché anche chi governa è fatto di bestia e uomo, non è superiore, sia chi è governato deve sapere che certe ragioni sono, devono essere, e quindi la parola si può anche non dare se tutti intorno non la danno. Se tutti non rispettano la parola data, si deve naturalmente rifugiare. E più avanti ancora dice che lui, sarebbe bello se il principe potesse essere buono, generoso, magnanimo, sarebbe bello, ma siccome tutti gli altri intorno non lo sono, ecco il principio di realtà e di verità di Machiavelli, da cui bisogna partire, perché come faccio a cambiare le cose se fingo di non vedere come sono, se mi illudo che siano diverse? Quindi devo entrare appunto scaltrito dalla mia natura anche animale, oltre che razionale, in questo mondo difficile. Dice quindi la frase più scandalosa di tutto il pensiero politico, e anche fraintesa però, e però, cioè perciò, e però bisogna, vedete sempre questi coattivi, no? Questi verbi di costrizione, bisogna, è necessitato, no? Come se Machiavelli ci volesse incalzare per dire o è così o è così, non abbiamo tante scelte di fronte se vogliamo cambiare in questa tragedia che sta incombendo sull'Italia del tempo. E però bisogna che gli abbia un animo disposto a volgersi secondo che i venti della fortuna e la variazione delle cose gli comandano. Quindi bisogna che si sappia adeguare alla realtà. Non può fingere di essere titanicamente sempre con le sue idee se la realtà sta muovendosi in un altro modo, perché sennò rimane travolto e sconfitto. La capacità di intendere dove volge, che non vuol dire opportunismo, vuol dire sapere dove si è collocati, avere il principio di realtà delle cose come si vanno modificando, proprio per poter essere in grado di modificarle a propria volta. E perciò, come di sopra dissi, non partirsi dal bene potendo. Attenzione che usa termini filosofici semplici, bene, bene, quello che noi teniamo per bene, non ammazzare, non uccidere, far rispettare le leggi, potendo non partirsi da bene. Machiavelli non esalta la violenza fino a se stessa, l'esercizio della forza, lui dice che potendo sarebbe bello non partirsi dal bene, e con quella parola dice tutto quello che tutti noi allora e oggi intendiamo per bene. Ma sapere, e qui la frase è veramente drammatica, tant'è che una compagnia teatrale francese diversi anni fa ha fatto una bellissima rappresentazione teatrale del Principe a Parigi, cose che ahimè si vedono a Parigi, qui non abbiamo tanta possibilità di avere questi coraggiosi compagnie che mettono il Principe in scena, perché c'è una tragicità anche drammatica della condizione umana in questa espressione di Machiavelli. Ma sapere entrare nel male necessitato. Qui è tutto il senso della politica a venire, è tutto il senso drammatico del chi fa politica e delle scelte, della responsabilità delle scelte che si prendono, che possono non essere tutte indolori. La politica è fatta di mettere mano alle cose, lui certo sta parlando dei suoi tempi, pensa a un'epoca fatta di violenza, di congiure, di assalti, dove bisogna sapere a un certo punto entrare nel male necessitati. Attenzione però alle parole, come quelle che vi ho segnato prima, le riprende in
più o meno con la stessa valenza. Potendo, ma, l'oppositiva ma, l'oppositiva non di manco è molto usata a Machiavelli. Machiavelli apre uno scenario e dice come sarebbe bello se, ma, oppure non di manco. Questo dico che i ragazzi, sintatticamente, quando usate il ma o usate un non di meno, un nevertheless all'inglese, aprite uno spazio nuovo. Ecco, usatelo attentamente la parola ma, perché vuol dire che avete detto tante belle cose, ma a un certo punto dovete dire come stanno davvero le cose. Come sarebbe bello se il mio fidanzato San Valentino mi avesse regalato le rose, i cioccolatini, mi avesse fatto una dichiarazione d'amore, ma è andato a vedere una partita di calcio. Ma quel ma vuol dire che è tutta un'altra cosa, che quel fidanzato ideale non c'è, che i suoi cioccolatini non ve l'ha regalati e se n'è andato con i suoi amici a vedere la partita di calcio, nella migliore delle ipotesi. E questo è il ma, è l'oppositiva, il grande valore di quella paroletta, tanto vero i latini l'avevano così chiaro che non avevano solo un'oppositiva, ne avevano tante, graduate, la più banale era sed, no, che traduce il nostro ma c'era at, attamen, c'erano tutta una serie di oppositive sempre più forti. Noi usiamo il ma, e Machiavelli per rafforzare a volte usa non di manco, cioè non di meno. Ma come sarebbe bello potendo non partirsi dal bene. Purtroppo c'è quel ma. Ma sapere entrare, non entrare nel male, sapere entrare. Sapere entrare, cioè avere le conoscenze che consentano di essere, non so, per dire, di fare una guerra nei termini precisi della parola, non così massacrando a caso. Fare un'azione politica che abbia tutte le sue, che abbia consapevolezza del terreno grave in cui si entra, ma con la consapevolezza, non a casaccio, con la corruzione, con la violenza senza senso, o con la, ma sapere entrare nel male necessitato quando proprio la realtà ti costringe a farlo. Questa è la lezione, e quindi questa è la politica. La politica non è un esercizio da salotto, lo diceva Mao Zedong, lo dicevano altri, non è un esercizio per stare in un ambiente isolato, dove la politica è un gioco duro. Quando il gioco si fa duro c'è poco da fare e bisogna essere duri, come dice, parafrasando il famoso film. Quindi non si può, come dire, pensare che si sta in mezzo a una serie di lupi, e in questo caso lui pensa ai grandi lupi famelici dei paesi europei potenti, no? All'impero, a Carlo V, allo Stato di Francia, ai grandi imperi che hanno deciso di spartirsi l'Italia e di dividersela. Come fa un principe italiano a stare così, a pensare, a isolarsi in un suo piccolo mondo quando è circondato da lupi famelici, con i quali può contrapporsi solo se leone e volpe, altrimenti soccombe? Ha scoperto la durezza terribile della politica. È possibile cambiare il mondo, ma cambiarlo nella realtà. Certo che non piacciono queste parole di Machiavelli. Non è Gandhi Machiavelli. Machiavelli vive in un periodo duro, durissimo, no? Violento, dove lo scontro è terribile, dove tutti fingano che non sia così. Machiavelli vuole togliere questo velo di ipocrisia. Tutti fingano che il mondo sia bello, tutti diano la parola data, i frati siano tutti santi, i politici siano tutti buoni, i sudditi siano tutti buoni. Invece non è vero, anche i sudditi sono violenti fra di loro. Come dice Machiavelli in un'altra frase molto brutale, a volte sono disposti per avere un po' di soldi a vendere la madre. Il desiderio di possesso, di danaro, di prevaricazione sugli altri. Non pensate che i fenomeni che oggi noi denunciamo siano di oggi. Questa è una cosa che inerisce alla natura umana per come Machiavelli la svela. Per arrivare a dire però, come ha detto in questo capitolo, che però questa natura animale, se noi la sappiamo bene guidare, la sappiamo bene impostare, può diventare un valore aggiunto, positivo. Non può essere sbrigliata così, ma io posso fare della mia natura umana, fatta anche di animalità, una volta che la riconosco e non la rinnego, una forza potente, positiva. Cosa per noi ovvia, ma che allora era veramente scandalosa. Qual è la conseguenza di tutto questo ragionamento? La si trova nel 25esimo capitolo, che volente o nolente suona un po' singolarmente attuale con le vicende dei nostri tempi e col concetto, diciamo, del rinnovamento generazionale, per usare un eufemismo. Cosa dice Machiavelli? Se questa è la natura della politica, a chi è affidato il cambiamento? Questo è detto, tradotto in parole semplici. Chi può fare tutta questa operazione così gigantesca di mutamento? Che è terribile, che vuol dire spezzare catene antiche, abitudini, no? Vuol dire ragionare in modo nuovo rispetto al passato, no?
Non sto tirando la volata a nessun politico in ballo, ma però purtroppo le parole sono queste. Machiavelli questo dice al 25° capitolo. E infatti è uno dei pochi esempi che è stata fatta una contemporaneità che ha qualche somiglianza con quello che sta accadendo oggi. Chi dice che può fare questo Machiavelli? Anche qui non l'aveva mai detto nessuno in questi termini. Solo i giovani. Il politico non può che essere un giovane. Badate che anche questa cosa suonava allora come uno scandalo, perché nella tradizione classica, come nella tradizione medievale, rinascimentale, solo l'uomo esperto, l'uomo maturo, il senior aveva la possibilità abile di anni di prudenza per poter governare. Semmai ai giovani veniva affidata l'arte della guerra, dove contava molto l'impeto, la forza fisica, ma gli ottimati, gli aristocratici di una certa età, erano loro depositari della virtù del sapere, lo dice Leon Battista Alberti anche, lo dicono tutti i pensatori, non è pensabile. Allora Machiavelli, in conclusione del 25° capitolo, il penultimo, fa una famosa digressione importantissima, decisiva anche questa, come nel 18° per capire la realtà. Lui dice: l'uomo è sballottato dalla fortuna, è tragicamente sballottato, cioè da quello che noi chiameremmo il condizionamento oggettivo degli eventi e delle cose. No? La fortuna, dice, come un fiume in piena, uso una metafora già usata da Dante, da Petrarca, Leon Battista Alberti, tutto l'umanesimo, dal mondo antico, cioè l'idea dell'uomo che non ha argini. Plinio il Vecchio ha usato molto queste formule, cioè l'idea che l'uomo è continuamente condizionato dalla potenza degli elementi, dalla potenza istruttiva della sua natura, come abbiamo visto. Come si fa? Lui sintetizza questo cose che condizionano l'uomo con la parola fortuna, che ha una valenza semantica molto più forte di quella nostra di oggi. No? Noi oggi diciamo avere fortuna, non avere fortuna, quasi banalmente nella quotidianità dei nostri eventi. Là, allora fortuna, Machiavelli, era l'insieme delle cose che l'uomo non può né dominare né determinare, ma dalle quali è dominato e determinato. Come far fronte a questa gigantesca fragilità dell'uomo di fronte alla potenza della sua natura, della natura, degli eventi, dello scompaginamento che l'uomo è sottoposto dagli influssi degli astri? Gli uomini del Rinascimento, come gli uomini antichi, credevano che ci fossero influssi astrali pesanti sulla natura dell'uomo. È quello che noi oggi traduciamo in altro modo, perché abbiamo scoperto il DNA sul fattore genetico che ci determina. Tutti noi sappiamo che la medicina, in questo campo ancora agli inizi delle sue ricerche, sta in qualche modo elaborando l'idea che molte delle nostre azioni e scelte derivino da un condizionamento della nostra natura, in parte, della nostra catena genetica. Machiavelli non aveva ovviamente nulla di questo, ma però pensava, come molti uomini del Risorgimento e del Rinascimento, che ci fossero dei condizionamenti della natura e degli influssi. Come fa l'uomo a liberarsi da questo? Deve, può, dice a un certo punto, ha una virtù, ha la possibilità di contrapporsi. Se per tempo si prepara, può mettere argini. Questo di arginare la fortuna, di costruire delle barriere alla tragica fragilità dell'uomo, è una metafora che è fortissima. Leon Battista Alberti, che io ritengo, l'ho sostenuto per primo in molti miei studi e sono convinto, è Leon Battista Alberti una delle grandi, Leon Battista Alberti latino, una delle grandi fonti di Machiavelli per questa concezione anche pessimistica, se volete, dell'uomo e della natura umana, ma anche del grande pensiero classico. L'idea che cioè bisogna edificare, Flavio Biondo, i grandi umanisti, edificare per cercare di arginare quello che c'è intorno. Petrarca nelle sue opere latine, no? Pensate al De Remedis, Utriusque Fortune, cioè no, devo costruire dei rimedi all'avversa sorte. Tutte tematiche che giravano. Machiavelli non ha preso questi spunti dall'umanesimo, dalla cultura classica, e le rielabora in modo rivoluzionario del tutto nuovo, con un'efficacia che non era presente in questi testi che lui aveva pure sotto di sé. E allora dice che l'uomo può con la sua virtù combattere questa gigantesca sua fragilità e questa imponente forza degli eventi, e quindi può costruire una politica nuova dove l'uomo può determinare il suo destino, come già avevano intuito per altro verso i romani. E conclude il capitolo 25° dicendo, con una famosissima metafora diventata celebre, che è solo apparentemente misogina, cioè antifemminile, lo vedremo. Concludo adunque che, variando la fortuna e i tempi e stando gli uomini nei loro modi ostinati, sta già preparando il terreno per prendere in giro i vecchi, no? Chi è più ostinato nelle sue abitudini? Chi è che è più riottoso a cambiare le proprie abitudini o i propri privilegi? Le persone di una certa età, ovviamente, che non vogliono cambiare, no? Sono felici mentre concordano insieme, e come discordano, infelici. Se mutano i tempi e cambiano le situazioni, se tu non sei preparato ad affrontarle, è chiaro che soccombi.
appunto discorsi degli anziani, ai miei tempi, come era bello, perché non riescono più a stare col mutare dei tempi. Io giudico bene questo. Machiavelli si assume sempre la responsabilità di quello che dice, anche quando le frasi sono dure, forti, non attenua mai, usa pochissimo l'eufemismo e le litote, se non in altri. Io giudico bene questo, cioè ritengo giusto questo, ve lo dico in faccia, che sia meglio essere impetuoso che rispettoso, che rispettivo, cioè meglio essere pieno di impeto che essere rispettoso, perché la fortuna è donna ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla. Qui le legioni di femministe, nei miei dibattiti in America ho dovuto ovviamente cercare con le femministe americane di cercare di entrare in discorso. Non c'è dubbio che questo è un uomo del Rinascimento che considera che la donna è capricciosa, che la donna è passionale, è tutta natura e quindi ama i giovani, non i vecchi, come dimostra nella Mandragola, nella Clizia, Machiavelli stesso, in tutte le commedie, è il tema dominante anche nella cultura classica è quello, e siccome è, come dire, è donna, volendola tenere sotto, e la metafora è tra il sessuale e il possessivo naturalmente, devo batterla e urtarla, picchiarla e sottometterla. Uno dice, è chiaro, questa è una metafora misogina, dove la donna è l'immagine della mutevolezza e della donna da sottomettere, però è potentissima. Che metafora ha usato per dichiarare la potenza quasi invincibile della fortuna? La donna. Machiavelli in quel periodo, in pochi anni dopo, si innamorerà come un bambinone di una soubrette, per cui scriverà delle cose che non c'entra niente con questo, quindi è pienamente signoreggiato d'amore anche lui. Cioè la donna, per dimostrare com'è potente la fortuna, per fare un paragone com'è grande la fortuna, è difficile da dominare, cosa sceglie? La donna come paragone. Quindi da un lato è sicuramente un paragone misogino, però per sottomettere questa donna ci vuole un campione vero e proprio. Non ci vuole uno qualunque, quindi vedete che in realtà c'è una grande valutazione della donna come intesa, come era nella cultura del tempo, forza della natura. Qual era il motivo per cui la donna veniva disprezzata spesso? Perché veniva considerata più che razionale, come dire, simbolo di quella natura che Machiavelli ha evocato, di quel suo naturalismo. E quindi ci vuole qualcuno che la sappia battere e sottomettere. Ma chi è questo qualcuno? Ancora non l'ha mica detto. E ne stava volendo la tenere sotto, battere e urtarla. E si vede, guardate, bellissima la semplicità e la potenza. I grandi scrittori, pensate come scrive Calvino, come scrivono i grandi narratori, non hanno bisogno di tanti fronzoli, no? E qui Machiavelli dice, e si vede, alla latina, vi detto, no? È evidente a tutti, no? Mi sembra, si vede, che la fortuna sta giocando una chiave metaforica forte, allegorica, siamo nel campo semantico-allegoria, però è così potente il ragionamento che ci ha condotto a stare dietro di lui, che la si lascia più vincere da questi che da quelli che freddamente procedano. Quindi si fa vincere la donna più facilmente da quelli che procedono con impeto, che sono poco rispettosi. So, è un consiglio per i ragazzi, non so se questo è vero o non è ancora vero, non è più vero. Certamente essere decisi anche in amore forse giova, ma diciamo che la si lascia più vincere da questi che da quelli che procedono freddamente, cioè avendo in mente solo il calcolo sofistico fino a se stesso, no? Ci vuole un momento la decisione forte, rapida, determinata, non si può continuare a traccheggiare, no? È una critica che Machiavelli fa al ceto dirigente di Firenze del suo tempo. E però, e perciò, quindi, sempre, come donna, e qui l'altra frase scandalosissima del principe, è amica dei giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci e con più audacia la comandano. Cari ragazzi, quando sentite dire oggi giovani, spazio ai giovani, i giovani, nulla è stato inventato. Se si leggessero un po' di più i classici, forse si capirebbe che tante novità che oggi vengono spacciate come straordinarie erano già presenti in questo testo. E se qualcuno avesse letto per tempo un po' di più Machiavelli, certi errori forse non si sarebbero fatti. Machiavelli sta semplicemente a dire una cosa rivoluzionaria che nessuno prima di lui aveva detto in questi termini, che non c'è niente da fare. Se si vuole fare una rivoluzione, cioè bisogna cambiare le cose. Non può essere la stessa generazione che ha conservato le cose che cambia anche le cose. È possibile che si debba fare un ricambio, noi diciamo oggi, generazionale. Cosa succede? Che Machiavelli nel Principe, mentre parla di politica, opera una rivoluzione antropologica, cioè parla della natura dell'uomo e delle generazioni degli uomini. Cioè parla anche di antropologia nel senso moderno della parola.
Quindi i giovani sono quelli ai quali con fiducia si affida. È così forte questo suo messaggio che pochi anni dopo verrà invitato da giovani fiorentini delle famiglie aristocratiche di Firenze, ribelli alla situazione che si era creata a Firenze, e negli ordini della famiglia Rucellai Machiavelli si incontra con questi giovani che lo considerano un maestro, proprio perché lui ha indicato una via per primo in cui i giovani possono riconoscersi come protagonisti di un'azione politica, cosa che nessuno aveva mai avuto il coraggio di dire. Quindi c'è una consequenzialità nel principe. Io, data una certa natura dell'uomo, date certe scelte radicali che bisogna fare, è chiaro che non tutti sono in grado di poterle fare, ma mi debbo affidare a nuove generazioni che hanno la forza e il coraggio per poter impostare un nuovo discorso. Ecco perché piacerà tanto ai rivoluzionari francesi Machiavelli, ecco perché i giacobini francesi leggeranno Machiavelli, ecco perché Foscolo lo citerà come una delle sue letture preferite, ecco perché i giovani che andavano all'impresa con Garibaldi nei Mille accanto alle ultime lettere di Jacopo Porti sapevano il principe di Machiavelli. Loro che erano repubblicani, idealisti, libertari, ritenevano che qua c'era il loro autore. Machiavelli parlava a loro. E naturalmente il 26esimo capitolo, l'ultimo, è un'esortazione ai principi a trarre da insegnamento tutto quello che ha detto e a liberare l'Italia dal dominio degli stranieri, quindi altra cosa che piacerà moltissimo, e si conclude non casualmente con una citazione della canzone all'Italia di Petrarca, perché Petrarca era già un autore consolidato, quindi era già il grande autore che aveva intuito virtù contro furore prenderà l'armi e fia il combatter corto, che l'antico valore negli italici corno è ancora morto. Non è una chiusa retorica. E come dire, guardate che anche il grande maestro dei nostri tempi, Petrarca, il Petrarca non amoroso, ma il Petrarca politico, morale, aveva già detto un po' alcune di queste cose. Ci aveva insegnato che l'Italia può non morire se riprende il suo antico valore dell'antica Roma. E tutte queste pagine del principe si rifanno a certi modelli classici, ma li rielaborano con una spregiudicatezza, una tonalità del tutto nuova che apre definitivamente le porte a quella che noi chiamiamo modernità. Grazie.